ora i ruoli si sono invertiti. Noi siamo al governo e voi siete all'opposizione, sempre uniti, stavolta contro il reddito di cittadinanza. Ma come si fa a sedere in Parlamento e a contrastare l'unica misura che può abbattere la disuguaglianza sociale nel nostro Paese? Per tanti, troppi anni questo Paese è stato svilito, umiliato, mangiato pezzo per pezzo. Laus l'ha detto sette volte. Da quella destra e da quella sinistra che senza un briciolo di vergogna oggi vanno sbandierando l'intenzione di raccogliere le firme per un referendum contro il reddito di cittadinanza. Non gli è bastato distruggere lo Stato sociale creando un abisso tra ricchi e poveri. No, adesso quei stessi poveri, figli delle loro politiche, questi signori addirittura hanno deciso di dichiarargli guerra, la sinistra. La sinistra, ma dov'è la sinistra? Avete rinnegato anche voi stessi pur di contrastare il reddito di cittadinanza. Ci hanno provato in tutti i modi. Non è possibile. Non è possibile proseguire in questa maniera. Non è possibile. Senatrice Taverna. Non voglio interrompere l'aula, per favore, se ognuno ritorna al proprio posto. Mentre vi sentivo parlare mi sono domandata, ma questi che criticano il reddito di cittadinanza, ma che ne sanno di povertà? C'è una frase di Madre Teresa di Calcutta. Che invitata ad un convegno sulla fame nel mondo disse: io vengo a questo convegno a patto che coloro che vi partecipano rispettino almeno per 3 giorni il digiuno, perché per parlare di fame bisogna avere fame. Allora io consiglio ai miei colleghi, prima di parlare di povertà, che comincino a vivere a 400 euro al mese, come hanno pretesto che facessero i nostri pensionati mentre loro si mantenevano i vitalizi, che cominciassero a mantenere le loro famiglie a 800 euro al mese, come hanno voluto che facessero i nostri cittadini mentre avevano gli stipendi superiori a 14.000 euro.